Certamente bisogna che il governo vada subito a onorare in legge di bilancio quella che ha sottoscritto nell'accordo politico, cioè quello di trovare risorse aggiuntive. Servono delle risorse aggiuntive per andare a rivedere i profili professionali, i livelli professionali del personale ATA, per andare a vedere i livelli professionali del personale amministrativo anche dell'università, degli enti di ricerca e delle accademie dei conservatori. Certamente servono delle risorse per valorizzare i DSGA, è inutile parlare di costo di valorizzare i DSGA senza risorse aggiuntive. Ci vogliono milioni di euro che siano stanziati per poter poi essere coerenti con la revisione di questi profili professionali. Poi in ogni caso il governo si è impegnato a mettere risorse aggiuntive anche per il personale docente e quindi queste risorse aggiuntive dovranno essere trovate, se no dovranno essere ridistribuiti i 300 milioni che erano stati assegnati al MOF. È un punto di partenza, in generale bisogna fare in modo di allineare gli stipendi all'inflazione, che è quello il pericolo più grosso che noi oggi corriamo, e soltanto a quel punto andare a vedere poi in un percorso che vada a riconoscere anche la professione docente in tutta Europa dei livelli stipendiali congrui senza tutte queste differenziazioni. Per la prima volta dobbiamo cominciare a dare in legge di bilancio un segnale, è quello che abbiamo detto anche prima a Palazzo Chigi: la scuola non può essere detta solo a parole, deve essere onorata con delle risorse che vengono stanziate per valorizzare e per far meritare veramente quei ruoli che ad oggi sono sviliti e sono addirittura mortificati dal costo della vita.